Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Partiamo subito con la patch rilasciata ieri sera. Andiamo a vedere subito i cambiamenti. Risolto un problema per cui la mimetica completista e soprattutto il mastery per quanto riguarda maestria, il charge per il piccone non veniva concesso al giocatore al suo completamento. Risolto un'altra sfida sempre per un determinato numero di mimetiche, sempre completista per il charm che mostrava un indicatore errato. Risolto un problema per cui il giocatore non era in grado di acquistare le ricompense del Battle Pass della stagione 4 dopo aver completato il Battle Pass della stagione 4 nel riepilogo. Risolto un problema per cui la selezione dell'operatore filtro nel menu squadra team produceva un errore di risorsa. Risolto un problema per cui il testo segnaposto veniva visualizzato quando il giocatore completava la sfida della challenge settimanale. Risolto un problema per cui il menu poteva chiudersi quando si selezionava invita altri giocatori. Risolto un problema per cui il menu poteva chiudersi quando si selezionavano le opzioni su una mod di un'arma personalizzata all'interno dell'armeria all'interno di Warzone. Risolto un problema che impediva il rilevamento delle collisioni con alcune parti geografiche sull'isola di Ashika. Risolto un problema all'interno di DMZ e risolto un exploit che permetteva alle barche di volare. Cosa che vi ricordo, ragazzi, non è più arrivata la mappa piccola forte Resurgence attesa per questo mercoledì, è tutto rinviato alla prossima settimana. Vi faccio vedere subito immediatamente le playlist della prossima settimana, quelle del 6 di settembre. Già potete vedere in anteprima quelle del 13. Come vi ricordo, anche se nel weekend del 30 dicevano che sarebbe arrivata la nuova mappa piccola forte Resurgence, l'hanno praticamente tolta perché arriverà mercoledì prossimo. Vi farò sapere se ci saranno altri ed ulteriori dettagli. Vi volevo dare un'informazione, dato che ne abbiamo parlato anche nei giorni passati, relativamente alla moderazione della chat vocale. Molti mi hanno chiesto informazioni. Vi ricordo che è disponibile dal 30 di agosto su MW2 su Wars in Nord America e arriverà con MW3 su tutte, appunto, le altre zone europee. Praticamente ci sarà una nuova tecnologia, intelligenza artificiale, che ascolterà la chat vocale di Call of Duty in tempo reale, invierà rapporti di Activision che andranno a verificare se infrangono o meno il codice di condotta di Activision e quindi di Call of Duty. Soltanto Activision potrà effettivamente mettere un ban o meno dopo che l'intelligenza artificiale ha segnalato l'istanza. Andiamo a vedere il fulcro del video, perché si è parlato in queste ore di quelli che saranno i perk di MW3. Già vi ho detto come funzioneranno, perché ci sarà questa novità che i perk saranno abbinati a degli elementi di vestiario. Vi faccio vedere in anteprima, grazie a Bob, i perk legati ai guanti. Quindi, andando a mettere un determinato tipo di guanti, avremo un perk completamente diverso. Ad esempio, i guanti d'assalto ci permetteranno durante il salto di avere una migliore precisione e tempi in ADS, cioè di puntamento. Guanti personalizzati aumenterà la velocità di cambio dell'arma. Guanti sciacallo, come dice lo stesso nome, ci permetterà di rifornirci di munizioni e coltelli da lancio dai giocatori morti. Guanti specialistici, potremo lanciare l'equipaggiamento più velocemente e ripristina il timer delle granate che rilanceremo indietro quando arrivano da un nemico. Guanti tattici da combattimento consentono di caricare durante lo sprint e poi saranno i guanti da cecchino che ci permetteranno di migliorare un'oscillazione e il flinch durante l'ADS, durante il puntamento. Questo per quanto riguarda i perk legati ai guanti, ma sono stati svelati già in anteprima da Bob quelli legati agli stivali, che saranno molto importanti relativamente al movement. Partiamo subito dalle scarpe da ginnastica in tela, che eliminerà i suoni dei passi, quindi una sorta di silenzio di tomba. Stivale Stalker, velocità di movimento aumentata del corpo a corpo e dell'ADS. I pad tattici aumenteranno la distanza dello slide e consentiranno l'ADS anche durante lo slide. Aumenterà la velocità di transizione della posizione e la velocità di movimento da accovacciato. Gli stivali ultraleggeri aumenteranno il movimento e la velocità del nuoto, inoltre ridurrà anche il rumore mentre stiamo nuotando. Scarpe da ginnastica da corsa aumenterà la durata della corsa tattica e ne ridurrà il tempo di refresh, quindi di ricaricamento della corsa tattica, quindi sarà molto più veloce avere la corsa tattica con questi equipaggiamenti. E poi ci saranno gli scarponi d'arrampicata, come dice lo stesso termine, velocità di arrampicata e scavalcamento aumentato ridurrà però i danni da caduta. Quindi, come state vedendo, stiamo entrando sempre di più nel vivo del funzionamento di questi nuovi perk, che funzioneranno con degli elementi di vestiario. Voglio sapere subito la vostra, supportate il TG Code con un bel mi piace e noi ci vediamo ad un prossimo video.